Mi è stato chiesto di essere il più breve possibile, stante la dinamica dei lavori parlamentari di quest'oggi, e quindi di limitare al minimo le comunicazioni del Governo allo scopo di ascoltare, almeno parzialmente, il dibattito parlamentare in considerazione del fatto che l'appuntamento alla Camera è fissato tra meno di un'ora, in virtù dell'appuntamento di questo pomeriggio a Berlino con i leader di Germania e Francia. Dunque cercherò di essere il più breve possibile, contando sulla vostra comprensione rispetto alla sintesi della riflessione che sto per offrirvi. Molto chiaramente siamo di fronte a una vicenda storica. Chi cercasse oggi di minimizzare o di strumentalizzare ciò che è avvenuto commetterebbe un errore politico di evidente rilievo. Il voto inglese è un voto che sicuramente presenta caratteristiche anche di un qualche interesse per l'analisi sociologica e politologica inglese, ma è un voto che pesa come un macigno nella storia europea e come tale va considerato. Era già avvenuto 41 anni fa, nel 1975. Ma il risultato era stato diverso. E se dunque oggi, a dispetto di una larga parte delle previsioni, con un'affluenza straordinaria, va sottolineato, il popolo britannico ha parlato, noi tutto possiamo fare tranne che fare finta di niente. Se passa il principio per cui il popolo vota e altrove si cerca di mettere una pezza su ciò che il popolo ha deciso, si mina alla base l'idea stessa del gioco democratico. Dunque occorre questa consapevolezza indipendentemente dalle opinioni che il singolo ha. Questo mi sembra il primo punto. Non entro qui nella discussione sulle modalità dell'articolo 50, sulle regole del gioco. Queste sono dinamiche che affronteremo in sede europea. Da parte nostra credo che possiamo dire come Italia che tutto può fare l'Europa tranne che adesso aprire una discussione di un anno sulle procedure dopo essere stata per un anno a discutere delle trattative. Se tutto è trattativa rispetto alle procedure si perde di vista non soltanto il messaggio che arriva dal voto britannico, ma si perde di vista l'idea stessa di Europa. Dunque, primo tema, è accaduto qualcosa di enorme. Ex malo bonum, dicevano i latini. Credo che questo debba essere il nostro spirito. Le ragioni per le quali abbiamo criticato dall'interno le istituzioni europee, cercando di portare il nostro contributo perché le cose cambiassero, sono paradossalmente rese più forti che mai dall'espressione popolare britannica. E non soltanto perché le dinamiche di quel voto, su cui non c'è tempo per insistere, ma sarebbe molto interessante farlo, in particolar modo il legame tra le aree che hanno votato per il Leave e la crisi del manifatturiero tradizionale, pista di lettura che secondo me è molto interessante. Là dove c'è più disagio e difficoltà del manifatturiero tradizionale, lì si è verificato un più forte consenso per il Leave, come se l'Europa fosse divenuta, talvolta anche oltre le proprie responsabilità, il punto di riferimento di tutti gli scontenti. È un argomento sul quale dovremo ragionare e discutere nei prossimi mesi, ma il punto centrale è che se in questi mesi abbiamo chiesto un'Europa che fosse più sociale, che avesse a cuore l'immigrazione con uno sguardo onnicomprensivo, che si preoccupasse della generazione Erasmus, ma che fosse contemporaneamente capace di rassicurare chi appartiene a un'altra generazione, se abbiamo fatto queste battaglie, le abbiamo fatte non perché volevamo affermare l'interesse dell'Italia, che pure ovviamente consideriamo un valore, l'interesse nazionale è valore, non è disvalore nella discussione politica europea, ma lo facevamo perché ritenevamo che questo fosse l'interesse europeo, continentale, non soltanto l'interesse del nostro paese. Dunque, a mio giudizio, quello che si apre domani è un vertice europeo, temo che non sarà l'ultimo a occuparsi di questi argomenti, ma
ma che dovrà essere concentrato sul rilancio dell'Europa, non soltanto sulle procedure di uscita del Regno Unito. Dovrà essere concentrato su come reimpostare una strategia sull'innovazione tecnologica, l'artigianato e i mondi vitali che possono essere nuovamente resi protagonisti da una strategia di innovazione tecnologica che non è contro la tradizione, ma è a sostegno della tradizione. Deve essere, a mio giudizio, questo il momento nel quale trarre insegnamento da ciò che è accaduto per riportare l'Europa alla sua forte identità, che è l'Europa che combatte una battaglia di giustizia sociale e non soltanto una battaglia di procedure burocratiche. Da questo punto di vista l'Italia è pronta a fare la sua parte. Noi abbiamo utilizzato l'espressione della casa, perché la casa non è soltanto un luogo fisico. Per noi l'Europa è casa nostra. Io rispetto chi in quest'Aula, come alla Camera, ha da sempre espresso posizioni diverse. È un rispetto sincero che voglio che sia verbale. Nel senso che in quest'Aula ci sono famiglie politiche italiane ed europee che hanno opinioni diverse, non le hanno mai mandate a dire, hanno sempre avuto il coraggio anche in qualche modo della coerenza. C'è chi sta con la Le Pen, c'è chi sta con Farage, c'è chi sta con le famiglie tradizionali. Noi dobbiamo avere la forza e l'intelligenza di prendere atto che questo momento può essere un momento di ripartenza se mettiamo al centro i valori che hanno fatto grande la nostra casa. La casa non è soltanto un luogo fisico, è un luogo di sentimenti, di idee. Ecco perché abbiamo detto di ripartire da Ventotene, ecco perché abbiamo detto di ripartire dalla formazione dei giovani, ecco perché abbiamo chiesto di avere uno sguardo di insieme globale che non fosse soltanto uno sguardo sull'orizzonte quotidiano, ma sul lungo periodo. Quello che però manca oggi è, a mio giudizio, la consapevolezza della gravità della situazione. Io non vorrei, e credo che questa sarà la linea con la quale noi ci avvieremo alla discussione, che si potesse pensare di far finta di niente o che si potesse semplicemente immaginare un percorso di riflessione molto lungo, molto lungo, molto lungo, magari in attesa di un nuovo referendum. Tutto questo riguarda il Regno Unito, è una posizione che rispettiamo, ciò che decideranno gli inglesi, i britannici più correttamente, sarà da noi rispettato fino in fondo. Ma quello che deve fare l'Europa oggi è smuoversi, perché se l'Europa sta un altro anno ad aspettare che si ritorni sulle stesse regole su cui abbiamo discusso nell'ultimo anno, beh, noi perdiamo l'appuntamento con le sfide e le priorità del nostro tempo. Guardate, e vado rapidamente a chiudere, cosa sta accadendo in queste ore in Europa e fuori. Ci sono alcuni paesi, penso alla Spagna, che tornano a votare e per la seconda volta nel giro di 6 mesi non hanno un paese governabile. Fa pensare il fatto che all'inizio di questa legislatura, lo abbiamo già detto anche in Senato, noi utilizzassimo tra di noi come un benchmark positivo il sistema spagnolo, perché è un sistema che fino ad oggi aveva dato governi e governabilità chiara. Non ce l'eravamo inventati quando ne discutevamo, era un dato di fatto. Oggi il sistema spagnolo, per la seconda volta nel giro di 6 mesi, si trova al bivio o di creare una coalizione di almeno 3 dei 4 partiti, da quello che si vede, almeno 3 dei 4, perché 2 potrebbero non bastare, oppure si condanna alle terze elezioni nel giro di un anno. Quando tu vai a votare per 2 volte di fila nel giro di 6 mesi, cosa accade? I risultati non cambiano granché, ma la partecipazione sì, l'affluenza sì, perché viene meno il sentimento di fiducia nel gioco democratico. Pensate a quello che sta accadendo, abbiamo discusso a lungo, dopo nel giudizio delle elezioni amministrative sulle periferie. Bene, parliamo delle periferie europee. Là sta il fronte più esposto della grande questione securitaria e di sicurezza internazionale e nazionale. E noi dobbiamo avere il coraggio di dire che non è respingendo l'idea di Europa che noi avremo più sicurezza, ma è esattamente all'opposto, che 70 anni di pace stanno lì a dimostrare che l'Europa è forte se sta insieme, se è unita. Ma allora la cooperazione deve essere vera, la cooperazione sui temi della sicurezza, della difesa, la sicurezza, la cooperazione sui fattori interni. Terzo e ultimo punto, guardate che cosa accade fuori dall'Europa. Oggi, credo che sarà questione di ore, l'annuncio ufficiale dell'accordo tra Israele e Turchia. Ciascuno di voi può avere le proprie opinioni, io
Ho appena discusso con il primo ministro Bibi Netanyahu a proposito di questo. È un segnale molto importante l'accordo tra Israele e Turchia, specie pensando a che cosa è accaduto negli ultimi 10 anni in quest'area geografica. Pensate a cosa sta accadendo al di fuori dei nostri confini. Abbiamo discusso più volte della Russia, abbiamo discusso più volte dell'Africa. Il Consiglio europeo avrebbe dovuto avere al centro il grande tema del Migration Compact portato dall'Italia per dare finalmente una strategia di lungo periodo sull'Africa e non soltanto un insieme di singole reazioni. Il mondo fuori da qui sta cambiando ad una velocità impressionante. Permettetemi di dire che ciò che è avvenuto nel Regno Unito può essere la più grande occasione per l'Europa. Se smettiamo di giocare sulla difensiva e se proviamo a dare al nostro continente la possibilità di una nuova partenza. Perché questo accada occorre buonsenso, occorre equilibrio. L'Italia farà la sua parte in tutti i format che si renderanno necessari. Noi abbiamo sempre detto che il compito dell'Italia è quello di dare una mano, di costruire ponti e non muri. Per questo motivo abbiamo accolto l'invito a far parte oggi del tavolo a tre che discuterà a Berlino con una novità, è un fatto inedito. È un fatto al quale abbiamo dato un'adesione perché pensiamo che questo possa essere di aiuto, non perché cerchiamo chissà quale ruolo. Noi pensiamo che questo possa essere d'aiuto anche ai nostri amici francesi e tedeschi. Ma accanto a questo ci deve essere chiara la direzione. La direzione non può essere quella di far finta di niente, di minimizzare. Il popolo britannico ha votato, il voto vale, questo voto ci impone di ripartire sull'Europa. L'Europa deve essere quella che si preoccupa un pochino più di questioni sociali e un po' meno di questioni burocratiche. E accanto a questo deve esserci un'Europa dove le famiglie tradizionali che hanno sempre detto di sì all'Europa, anche venendo da storie e esperienze diverse, trovino in questo passaggio la grinta, la lucidità e l'intelligenza per capire che è il momento della responsabilità e non della improvvisazione. È il momento in cui si torni a credere in un'Europa capace di suscitare speranze e non soltanto di generare paura. Grazie. Avverto che le proposte di